Una delle tradizioni natalizie senza dubbio più amate è quella del presepe, creatività ed artigianalità unite insieme per ricostruire la scena della Natività. Ma questa Natività del Santuario della Madonna della Navicella è del tutto originale. Scompaiono il bue e l'asinello, sono latitanti le pecore ed i pastori e c'è invece una ricostruzione fedelissima della Chioggia di inizio Novecento. Ideatore e creatore di questo presepe, domanda che di sicuro tutti quanti ti faranno, ma quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Beh, diciamo un anno di lavoro dove da gennaio parte già l'idea e pian piano la sviluppo con i mesi e diciamo nei mesi estivi vado proprio a entrare nel merito andando ad acquistare il polistirolo e cominciando proprio il vero e proprio lavoro. Da quanti anni ti occupi della costruzione di presepi? Da sempre in casa mia e diciamo da 6 anni qui in parrocchia della Beata Vergine della Navicella, dove per caso sono stato scelto da Frate Gianni ancora qualche anno fa, quindi mi ha fatto visita a casa dei miei genitori e ha visto subito un presepe interessante, molto più piccolo, con case sempre in stile popolare chioggiotto, ma in realtà in una scala molto più piccola. So che tutta quanta la tua famiglia è coinvolta nella realizzazione di questo quadro. Sì, alla fine praticamente mio papà l'ho dedicato alle miniature in legno che da sempre costruiva barche, bragozzi, così per passatempo, sempre con il coltellino in mano, quindi già intravedevo la possibilità di un aiuto grosso. Infatti tutte le minuterie in legno e anche le barche è opera di mio papà. Poi c'è mia mamma per fare, che ne so, tenere pulito i posti di lavoro e anche qualche aiuto con le stoffe, con i drappi e anche un consiglio, insomma, io ci metterei questo, ci metterei quello, non va buttato. Ad impreziosire ancora di più questa ricostruzione della Chioggia di inizio Novecento, la sua finalità benefica. Devolviamo le offerte, sia dei calendari che quest'anno sono stati introdotti come novità per raccogliere fondi e per le adozioni proprio, per adottare attraverso l'associazione AVSI quanti più bambini possibili. E quindi questo mi dà anche lo spirito per rinnovarmi e per fare un'opera buona, insomma. Rinnovarti, quindi un'anticipazione in esclusiva solo per noi su quello che sarà il presepe del prossimo anno? E se tutto va in porto dovrebbero esserci i murazzi, il mare, le barche in uno scorcio in lontananza e la sottomarina di una volta, ecco. Quindi un paesaggio un po' di campagna dove magari si può intravedere anche l'apparizione proprio della Beata Maria Vergine come è apparsa un tempo. Alla parte meramente artistica si va ad aggiungere un'importante componente tecnica con addirittura ben scandito il passaggio dal giorno alla notte. Sì, infatti attraverso il nostro amico elettricista Alessandro Boscolo ci ha aiutato ricreando proprio gli effetti che poi sono quelli che vanno ad emozionare di più le persone. Una scelta particolare è stato di mettere anche quest'anno l'effetto audio tratto dal film Nativity, proprio si sente tutta il tratto della Natività, il parto di Maria con Giuseppe poi a seguito che gioisce e piange della nascita di Gesù e quindi sì, a lui va il mio ringraziamento e così un invito a riproporsi per il prossimo anno. Un vero salto nel passato ricorda nei minimi particolari le nostre tradizioni, unite al simbolo che ci raduna tutti, la Natività. È così che i visitatori commentano la suggestione di questo presepe tipicamente chioggiotto.